Alexander Oebel, che ci parlerà di Berlinguer parlamentare europeo, il dialogo con Altiero Spinelli. Voglio ricordare per inciso che Alexander Oebel ha curato la prefazione al libretto che abbiamo promosso, che raccoglie gli interventi in Parlamento europeo di Enrico Berlinguer e che trovate, se non sbaglio, qui nell'atrio. Prego. Grazie. A differenza di altri leader italiani eletti a Strasburgo, Berlinguer prendeva sul serio il suo mandato. Nonostante gli impegni in Italia, veniva abbastanza spesso e interveniva. Ascoltava, si informava, poi scriveva di suo pugno gli interventi. Erano discorsi che lasciavano il segno, quel che diceva obbligava a pensare. Con queste parole Altiero Spinelli, intervistato sulla figura di Berlinguer poco dopo la morte del leader comunista, ne ricordava l'impegno di parlamentare europeo. A Strasburgo Berlinguer era entrato nel 79, a seguito delle prime elezioni a suffragio universale per il Parlamento europeo, prima ricordate, e nella stessa occasione Spinelli era stato eletto come indipendente nelle liste del PC. Il terreno su cui era avvenuto il riavvicinamento tra Spinelli e il partito da cui si era separato nel 1937 era stata la riflessione su come superare gli squilibri socio-economici del pianeta attraverso dinamiche democratiche e di partecipazione popolare, che Spinelli aveva applicato innanzitutto alla comunità europea. Nella ritrovata sintonia pesava anche l'attenzione che Berlinguer poneva alla scala mondiale come livello al quale affrontare i problemi globali. Il primo incontro tra Berlinguer e Spinelli avviene nel gennaio 74 a Bruxelles, dove il segretario del PC si trova per quella conferenza dei partiti comunisti prima richiamata. A luglio c'è un altro colloquio e a settembre Spinelli partecipa alla tavola rotonda sull'Europa al Festival dell'Unità. Pur muovendo da posizioni diverse, sia il leader federalista sia il PC puntano a una democratizzazione delle istituzioni europee e a un loro rafforzamento, che consenta loro di confrontarsi con la crisi economica, col peso delle multinazionali, con la questione del controllo dei capitali, coi problemi energetici. Tutte questioni che richiedono vere e proprie riforme di struttura che i singoli stati stentano ad attuare e che dunque necessitano di una dimensione sovranazionale che sia però nuova, che sia legittimata sul piano democratico e profondamente rinnovata. E questa è la linea che Berlinguer espone a Tindemans, il primo ministro belga incaricato di elaborare un progetto sull'Unione Europea nell'ottobre 75. Per il leader comunista è necessario porre su nuove basi il processo di integrazione comunitaria e in particolare i punti sono quattro. L'autonomia della comunità sul piano internazionale, il che significa l'emancipazione della CE dagli Stati Uniti. Il suo riequilibrio interno, il che vuol dire puntare sullo sviluppo delle aree dei paesi meno avanzati, una cosa che è stata completamente dimenticata, la sua democratizzazione e infine l'apertura verso l'esterno, ossia verso i paesi socialisti e il sud del mondo. In questo quadro matura la proposta di candidatura al Parlamento europeo che il PC fa a Spinelli per le elezioni del 76. La proposta, presentata in prima battuta da Mendola, e illustrata Spinelli da Berlinguer in un incontro a Botteghe Oscure. Eletto alla Camera come indipendente nelle liste del PC, Spinelli presiederà il gruppo misto. Al tempo stesso rientra nella delegazione italiana al Parlamento europeo, dove invece si iscrive al gruppo comunista e apparentati. Il dialogo tra Berlinguer e Spinelli verte dunque essenzialmente sulle questioni europee. Nell'ottobre 77 Spinelli scrive al segretario comunista riguardo alla conferenza stampa del Movimento Federalista Europeo sulle elezioni per il Parlamento di Strasburgo, a cui sono stati invitati i segretari di tutti i partiti. Berlinguer ha incaricato Galluzzi e Spinelli gli scrive che sarebbe il solo segretario generale assente e si può ben immaginare come la sua assenza sarebbe commentata. Nella sua risposta Berlinguer ribadisce che la riunione del Comitato Centrale gli impedisce di partecipare alla conferenza, ma aggiunge: non vedo come un'assenza così motivata possa dar luogo a interpretazioni in contraddizione con le posizioni assai nette che abbiamo assunto sul problema delle elezioni del Parlamento europeo.
Il PC, infatti, superate le resistenze dei comunisti francesi, si è schierato per l'elezione diretta a suffragio universale dell'Assemblea di Strasburgo. Nell'estate del 78, intervistato da Scalfari, Berlinguer non solo ribadisce il legame del PC con la sua storia e l'identità comunista del partito, ma si sofferma anche sulla comunità europea e usa queste parole: sappiamo che il processo di integrazione viene condotto prevalentemente da forze e interessi legati a strutture capitalistiche che noi vogliamo trasformare, ma riteniamo che comunque bisogna spingere verso l'Europa e la sua unità e che la sfida vada accettata portando la lotta di classe a livello europeo. Il leader del PC quindi chiede di coordinare gli sforzi ed elaborare una strategia unitaria del movimento operaio su scala europea, anche per contrastare, cito, quei processi di dissoluzione anarchica e di disgregazione corporativa a cui è sottoposta la democrazia nelle società a capitalismo avanzato. E quel discorso sulla crisi della democrazia che veniva richiamato anche prima dalla citazione fatta da Liguori. Questa intervista di Berlinguer ispira a Spinelli una serie di note sulla politica del PC che sfoceranno nel libro PC che fare, edito da Einaudi. Qui l'autore riconosce, tocca alcuni punti ritenuti tradizionalmente critici dall'opinione pubblica liberal-democratica, liberal-socialista a cui egli si rivolge, e lo fa in modo abbastanza sorprendente. Ad esempio, riconosce la validità del centralismo democratico, individua nel leninismo del PC una tensione morale che accomuna i comunisti italiani ai calvinisti dell'epoca della riforma protestante e ai giacobini della Francia rivoluzionaria. E infine ripensa la stessa politica del compromesso storico, su cui pure era stato critico. Se un governo è innovatore, riflette Spinelli, la sua volontà va in senso contrario a quello dell'establishment, cosicché se può contare solo sul 51% o è debole e di breve durata, o è costretto a mettere da parte ogni velleità riformatrice. E questo è il bel modello che i nostri fini adoratori delle democrazie occidentali augurano al nostro paese, rimproverando ai comunisti di non crederci troppo. E quel famoso modello della democrazia dell'alternanza, del maggioritario, quel famoso modello anglosassone che poi, diciamo, è andato avanti negli anni successivi rivelando tutti i suoi limiti e tutte le sue storture. Quanto alle prospettive, anche Spinelli rivelava le insufficienze del modello sovietico e di quello socialdemocratico, auspicando che il PC delineasse meglio i caratteri della terza via. Austerità, nuovi rapporti col sud del mondo, piani di sviluppo, sono termini del lessico berlingueriano che si trovano anche nel pamphlet di Spinelli. E non è un caso se l'esponente federalista faccia pressione sul segretario del PC affinché egli, come Brandt e altri leader, guidi la lista del suo partito alle elezioni europee. Intanto, in vista di quelle elezioni, il Centro Studi Politica Internazionale legato al PC promuove un convegno sull'Europa, nel quale interviene Spinelli, il quale ribadisce l'esigenza che la CEE promuova piani di sviluppo dei paesi e delle regioni più arretrati, il che significherebbe dare uno scopo grandioso all'austerità, ma soprattutto chiede che il nuovo Parlamento europeo abbia un potere costituente, possa cioè elaborare un nuovo trattato fondativo tra i paesi CEE, riformando le istituzioni esistenti, una linea che Amendola riprende nelle conclusioni. Tra Berlinguer e Spinelli non mancano peraltro le occasioni di dissenso. Alla fine del 78 il leader federalista vota a favore dell'adesione dell'Italia al sistema monetario europeo, rispetto al quale non solo il PC ma anche la sinistra indipendente e il PSI hanno invece forti riserve. È una divergenza non secondaria se si pensa che proprio la vicenda dello SME segna uno dei primi momenti di rottura tra il PC e il governo delle astensioni. Una divergenza anche più seria si registra un anno dopo sugli euromissili della NATO, su cui il PC tiene ferma la sua opposizione, denunciando con Berlinguer la nuova accelerazione della corsa al riarmo, mentre Spinelli è molto più possibilista. Nel novembre 79 i due hanno un lungo colloquio, nel quale l'esponente federalista esprime riserve sulla posizione del PC, appunto sugli euromissili. La politica del compromesso storico, dice, implica un sostanziale accordo sull'alleanza atlantica. Certo, la costruzione europea ha tra i suoi fini quello di un'Europa capace di diminuire e infine di far sparire la supremazia imperiale americana su di noi, ma intanto, se il PC non vuole isolarsi, i missili Cruise e Pershing vanno accettati. Berlinguer non è d'accordo.
C'è il rischio, osserva, che si inizi una nuova spirale nella corsa al riarmo e ad essa noi dobbiamo opporci fin dall'inizio. Piuttosto il PC potrebbe chiedere al governo italiano di proporre all'URSS di sospendere la produzione degli SS-20, offrendo come contropartita il no italiano alla produzione e installazione dei Pershing e dei Cruise. Berlinguer quindi mira a intervenire nella controversia sull'equilibrio degli armamenti con una proposta che però ha una direzione ben precisa, cioè quella della riduzione degli armamenti, cioè la direzione è quella del disarmo. Intanto alle europee del 79 che citavo prima, Berlinguer ha ottenuto una significativa affermazione. Le elezioni hanno segnato un risultato non brillante dei partiti socialisti e socialdemocratici, i quali, commenta Berlinguer in Comitato Centrale, non sembrano costituire un argine valido ai ritorni conservatori e reazionari. A poco hanno servito dunque le varie Bad Godesberg. I comunisti avrebbero cercato convergenze con queste forze, ma confermando la propria autonomia ideale e politica. Benché i suoi impegni non gli lascino molto tempo, Berlinguer frequenterà l'Assemblea di Strasburgo con assiduità, tenendovi 7 discorsi in 4 anni. Egli vede nel Parlamento europeo anche un luogo di confronto con altri settori del movimento operaio, trovando interlocutori attenti, veniva ricordato prima, nella sinistra socialista e socialdemocratica. In questo senso, ha scritto lo storico Donald Sassoon, per certi versi Berlinguer deve essersi sentito meno isolato nel Parlamento europeo che in un Parlamento italiano in cui il PC è tornato a combattere da solo contro la maggioranza. Se questo può essere vero per certi versi, non si può però negare come molti dei richiami fatti dal leader comunista nei suoi discorsi a Strasburgo rimarranno inascoltati, essendo espressione di una linea di sviluppo radicalmente diversa da quella che la CEE seguiva e che seguirà a maggior ragione l'Unione Europea. Nel primo discorso, ad esempio, Berlinguer riconosce le differenze esistenti nel gruppo comunista, ma sottolinea le sostanziali convergenze su punti fondamentali. E cito: la necessità di lottare contro il prepotere delle multinazionali, di democratizzare la vita della comunità, di affermare la funzione di pace, cooperazione e progresso di un'Europa nuova, in cui il socialismo, un socialismo nella libertà, si affermi come via maestra, la citazione che è stata fatta anche prima, per arrestare il declino di questa parte del nostro continente e rinnovarne profondamente le strutture, i modi di vita, le classi dirigenti. Questo è per Berlinguer il nucleo della proposta eurocomunista, nel quadro e con l'obiettivo di un nuovo ordine economico internazionale in cui la CEE prenda atto dei mutati rapporti di forza mondiali in seguito allo sviluppo dei paesi di nuova indipendenza, all'aumento dei prezzi delle materie prime, eccetera, e quindi imposti in termini nuovi i rapporti col sud del mondo e anche all'interno della comunità. Nel gennaio 80 il Parlamento europeo discute dell'intervento sovietico in Afghanistan. Berlinguer ribadisce la condanna del PC sulla base di quel diritto dei popoli, sono le sue parole, di quel diritto dei popoli all'indipendenza nazionale, pure più volte calpestato dai paesi capitalisti e in particolare dagli USA. Al contrario, prosegue, la distensione non ha alternative. Bisogna riaprire la via del dialogo e del negoziato, ma per giungere a questo risultato è indispensabile una politica europea. Berlinguer vede dunque una inadeguatezza delle istituzioni comunitarie e proprio la coscienza di questi limiti rafforza in lui l'esigenza di una loro riforma. Nel maggio 80, in una riunione dei parlamentari PC a Strasburgo, si decide che Spinelli lanci la proposta della Costituente europea. E anche nel Parlamento italiano il PC presenta una mozione secondo la quale la riforma della CEE spetta al Parlamento europeo e non alla Commissione o alle trattative tra governi. Poco dopo Spinelli lancia l'iniziativa di un gruppo di lavoro informale che prepari un primo schema di progetto di trattato che modifichi la forma istituzionale della CEE e quello che sarà noto come il Club del Coccodrillo, di cui fa parte per il PC Silvio Leonardi. Negli stessi giorni Berlinguer interviene a Strasburgo sul programma del lussemburghese Thorn per il suo semestre di presidenza e lo fa in termini molto critici. O c'è un'iniziativa rinnovatrice, afferma, o c'è il pericolo, anzi la certezza, del declino e della disarticolazione della comunità. Ma perché, si domanda Berlinguer, il processo di integrazione politica non va avanti? Secondo noi perché i gruppi economici e politici dominanti hanno sì interesse a una liberalizzazione dei mercati, ma non hanno uguale interesse
all'adozione di politiche comuni che perseguono l'obiettivo di uno sviluppo economicamente e socialmente più equilibrato e più giusto in tutta l'area della comunità. Quello che pone il segretario comunista, dunque, e in questo si differenzia anche da Spinelli, non è solo una questione di riforma istituzionale della CEI, ma di quali siano le classi, le forze sociali che guidano il processo e di come gli interessi delle attuali classi dominanti ritardino e ostacolino l'integrazione politica e la democratizzazione della comunità. Al tempo stesso, intervenendo sul golpe avvenuto in Turchia, paese nato legato alla CEI da un rapporto di associazione, Berlinguer, oltre a chiedere la sospensione di questo legame, ribadisce la necessità di un ruolo autonomo della comunità europea, che dice non può essere una specie di appendice del patto atlantico. In questo quadro lancia l'idea di una conferenza paneuropea, che comprenda dunque anche l'Europa dell'Est, sul disarmo, individuando proprio nell'iniziativa europea per la distensione e la cooperazione un terreno prioritario per tutte le forze di sinistra. Negli stessi giorni Spinelli presenta un progetto di risoluzione che affida al Parlamento europeo il compito di preparare i progetti di riforme istituzionali della comunità. Berlinguer è tra i primi a sottoscriverlo, prendendo una posizione più netta, ricorderà lo stesso Spinelli, anche di Brandt e Mitterrand. A febbraio, intanto, il presidente della Commissione Thorn presenta un rapporto sulla situazione della CEE, dal quale emerge uno stato di crisi sempre più evidente. Per Berlinguer occorre dare maggiore rilievo alla Commissione nei confronti del Consiglio e al Parlamento nei confronti di entrambi. Ma i problemi, osserva, sono più profondi e riguardano la crisi della distensione con la contrapposizione tra gli USA di Reagan e l'URSS di Brezhnev e ancora il crescente squilibrio tra i paesi economicamente progrediti e le immense aree del sottosviluppo, che Berlinguer giudica il problema più angoscioso ed esplosivo dei nostri tempi. Mentre anche all'interno della CEE gli squilibri si aggravano perché, dice Berlinguer, la logica dello sviluppo capitalistico abbandonato alla sua spontaneità tende a concentrare le risorse nelle zone dove i capitali già sono concentrati. Tuttavia, sottolinea, l'interdipendenza raggiunta è tale che la degradazione delle zone economicamente più arretrate blocca anche lo sviluppo delle zone più avanzate. Diciamo, mi sembra una osservazione dotata di grossa lungimiranza. È dunque questa una tendenza da rovesciare, mirando allo sviluppo delle aree depresse del continente e del mondo intero, con l'obiettivo di una crescita equilibrata complessiva. È questo del febbraio 81 forse il discorso più impegnato che il segretario del PCI tiene a Strasburgo, nel tentativo di portare anche in quella sede la sua elaborazione sui problemi globali e sulla necessità di una svolta di sistema, con l'introduzione di elementi di socialismo nei rapporti economici mondiali. Tuttavia la storia sta andando in una direzione diversa. La controrivoluzione liberista, neoliberista, guidata da Reagan e dalla Thatcher, sta ormai dispiegandosi. A dicembre la Lady di Ferro, presidente di turno del Consiglio europeo, riferisce all'Assemblea sui lavori del Consiglio e su un incontro dei ministri degli esteri CEE, che, riconoscendo che in entrambe le occasioni non si è raggiunta una posizione comune. Nel suo intervento Berlinguer riconduce il mancato progresso dell'unificazione europea alla, dice, incapacità organica delle classi dominanti di far avanzare l'integrazione, subendo il peso di spinte centrifughe, protezionismi e nazionalismi. Lo stesso movimento operaio, però, prosegue, deve superare resistenze e remore, non attardandosi su visioni puramente nazionali dei propri interessi e della propria funzione, costituendo anzi nell'intreccio col Movimento per la Pace la forza che può ridare uno slancio e un segno nuovo al processo di integrazione. In questo quadro Berlinguer ribadisce la condanna della proclamazione della legge marziale da parte di Jaruzelski in Polonia, ma aggiunge una condanna altrettanto ferma dell'annessione israeliana dei territori occupati nella guerra del 67. Il tentativo di Berlinguer, insomma, è quello di aprire, di contribuire ad aprire, facendo leva sulla forza del PCI e sulle interlocuzioni avviate a livello internazionale, quella terza fase della lotta per il socialismo che veniva richiamata prima, dopo quella della seconda internazionale e quella aperta dalla rivoluzione d'ottobre. Per Berlinguer lo scenario su cui questa fase può essere avviata è quello dei punti alti dello sviluppo capitalistico, nei quali peraltro
è aperta una crisi strutturale e in particolare lo spazio costituito dall'Europa e dal movimento operaio occidentale, di cui va riconosciuto oggi a distanza di tempo, sopravvaluta le potenzialità, forse sottovalutando invece quello che avveniva in altre aree del mondo. La sua insistenza sul possibile ruolo di una comunità europea profondamente rinnovata si lega dunque alla tematica dell'eurocomunismo e delle nuove vie al socialismo. Non si tratta di cercare una via di mezzo tra il socialismo e il capitalismo, afferma Berlinguer nell'82. Si tratta di superare il capitalismo allo stadio cui esso è giunto qui da noi nell'Occidente industrializzato, costruendo un socialismo che si realizzi nella salvaguardia delle libertà democratiche già conquistate e nel loro sviluppo. E questa è la linea che porterà avanti fino alla fine. La ripresa della corsa agli armamenti e la crisi della distensione però riducono gli spazi non solo per l'iniziativa del PC, ma anche per quel ruolo autonomo dell'Europa occidentale auspicato da Berlinguer. Anche per questo, oltre che per la consapevolezza di un rischio globale sempre più concreto, negli ultimi anni il segretario comunista, come ha rilevato Antonio Rubbi, che è qui in sala e spero poi dopo darà il suo contributo alla discussione, assegna un'assoluta priorità alle questioni della pace e del disarmo, collegandosi sempre più strettamente col Movimento per la Pace e con tutte le forze che possono collaborare in questa lotta, individuando nella comunità europea la struttura potenzialmente in grado di spostare l'accento dai fattori militari a quelli politici, dunque di interrompere l'escalation della Seconda Guerra Fredda che si determina in quegli anni. In questo quadro, per Berlinguer, la preziosa peculiarità del PC sta nel suo essere uno dei pochi elementi di collegamento tra paesi socialisti, movimento operaio europeo, movimenti di liberazione e paesi del terzo mondo. In Europa, inoltre, afferma nell'82, forze e movimenti sempre più ampi entrano in conflitto coi meccanismi economici del capitalismo, reclamano una società diversa. E soprattutto in Europa si è affermato un modello sociale in cui il movimento operaio ha inciso in modo significativo. E anche per questo, quindi, ritiene Berlinguer che la sinistra europea può contribuire alla costruzione di un nuovo ordine internazionale. Il dramma della battaglia di Berlinguer sta però nel fatto che proprio allora, proprio in quegli anni, l'Europa e tutto l'Occidente stanno andando in una direzione opposta, quella della restaurazione neoliberista. E in una direzione del novembre 83 egli stesso ne appare consapevole, rilevando l'offensiva mondiale anticomunista, sono le sue parole, lanciata dagli Stati Uniti, che rimette in discussione anche il loro rapporto con l'Europa e il ruolo dell'Europa. D'altra parte la situazione della CE non è brillante. Nell'ultimo discorso al Parlamento europeo, quello sulla risoluzione presentata da Spinelli sul varo di una commissione che rediga il trattato per la riforma della comunità, Berlinguer lo denuncia con forza. Alcuni stati, dice, si muovono ormai sulla base di una visione puramente contabile della loro presenza nella CE, anche questo è molto attuale, sottovalutando il crescente declino dell'Europa che si riflette nel calo del tasso di crescita, nel forte aumento della disoccupazione e più ancora nel campo delle tecnologie avanzate, anche per la frammentazione che esiste nell'azione comunitaria in materia di politica energetica, industriale e di ricerca. Diciamo, un allarme che ha veramente una grossa attualità. Una condizione, prosegue, che rischia di ridurre i paesi della CE in pochi anni ha un ruolo di supplenza economica rispetto alle altre aree più sviluppate. Per scongiurare questo esito, Berlinguer torna a porre il problema di un ruolo nuovo del movimento operaio, esortandolo a fare propria la dimensione comunitaria. All'inizio dell'84, e vado a chiudere, Berlinguer aderisce all'appello per il Trattato di Unione Europea promosso da Spinelli. A marzo accetta l'invito al congresso del Movimento Europeo che si tiene a Bruxelles, dicendosi orgoglioso del fatto che grazie ai voti comunisti il Parlamento Europeo ha potuto giovarsi del contributo di Spinelli e ribadendo che quello europeo è un terreno più ampio ed avanzato per le battaglie del movimento operaio. Berlinguer si sofferma però in quella sede anche sul fallimento dell'ennesimo vertice tra i leader europei. Si è ormai giunti a un punto limite, osserva. Se non vi sarà una netta inversione di tendenza, il rischio è quello di una disintegrazione della comunità. Occorre dunque una sua vera e propria rifondazione.
un profondo cambiamento nei contenuti e nelle forme della cooperazione e dell'integrazione comunitaria. Dunque un cambiamento a 360 gradi. La nascente Unione Europea va posta quindi su basi completamente nuove rispetto a quelle fino ad allora seguite. 180 gradi. Le cose, come è noto, andranno diversamente. L'Unione Europea non solo non supererà i limiti di fondo del processo di integrazione avviato nel 1957, per cui, come osserva l'economista Massimo Pivetti, nessun processo di unificazione politica e di connessa centralizzazione della politica economica ha accompagnato, compensandola, la perdita di sovranità subita da ciascuno Stato membro, ma piegherà le sue scelte ai dogmi del neoliberismo e del monetarismo. Rispetto agli anni di Berlinguer, dunque, oggi tutto è cambiato e alla fiducia verso le possibilità di riforma delle istituzioni europee è subentrata una disillusione di massa non certo ingiustificata. D'altra parte, proprio l'allarme lanciato da Berlinguer sulla inevitabile crisi di una comunità che avesse continuato a percorrere vecchie strade e dunque sull'esigenza di una sua rifondazione su basi nuove, democratiche e sociali, e dunque su un mutamento delle forze e dei ceti che guidino questo processo, queste sollecitazioni rimangono di grande e drammatica attualità, come un monito da cui ripartire, una posizione da sviluppare nella situazione nuova in cui ci si trova oggi, e anche un incoraggiamento alle forze e ai popoli che sono impegnati in questa lotta.